E questa mattina Papa Francesco ha dato la sua benedizione alla figlia di Ivan Cottini, modello affetto da sclerosi multipla, che aveva interrotto le cure pur di far nascere sua figlia Viola. L'incontro è avvenuto al termine dell'udienza generale del Papa, che Fano TV ha trasmesso in diretta. Questa esperienza, Ivan, ce la potrà raccontare proprio in viva voce perché ce l'abbiamo in collegamento telefonico. Ivan, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Beh, Allora, raccontaci com'è andata. è stata un'esperienza bellissima. Sai, sono quelle esperienze che comunque ti segnano e ti rimarranno per sempre lungo tutto il tuo cammino. Quindi è stata faticosa perché la prima oretta, come avete poi trasmesso anche voi, è stata sotto la pioggia ed è stata molto dura. Certo. Ecco, ma il pontefice ha detto che già sapeva di lei, già la conosceva. Sì, il pontefice sapeva già di me, infatti tramite diciamo, una persona che è lì all'interno mi aveva fatto da ponte, gli aveva fatto pervenire tutta la mia storia, infatti mi ha stretto la mano e mi ha detto anche grazie. Poi dopo il York, il suo galoppino che era dietro di lui, poi si è fermato e mi ha spiegato che lui sapeva tutto e mi ringrazia per quello che sto facendo per gli altri. Ecco Cottini, uno dei suoi desideri è proprio quello di far battezzare Viola da Papa Francesco. Questo desiderio potrà essere realizzato? Sì, tutto era partito da lì, la lettera che feci tramite questo mio contatto all'interno, però purtroppo Papa, il Santo Padre non può battezzare mia figlia Viola. Lui può effettuare battesimi una volta all'anno soltanto ai figli del personale qui del Vaticano. Ecco, lei ha portato avanti numerose battaglie che tra l'altro abbiamo sempre seguito, sia per difendere il diritto alla salute sia per sostenere cause importanti. Quali sono i suoi progetti? Guarda, io continuerò tutte le mie lotte, specialmente per aiutare gli altri, tra cui adesso anche domenica ho un altro evento qui a Tavernelle, il 3 farò un grosso evento a Piaggio dove tu sarai una protagonista che lo presenterai e infatti ci tengo anche ad invitare tutti, oltre a Marco, tutti gli amici di Fanno TV. Bene, grazie, salutiamo anche noi il direttore. Grazie a Ivan Cottini. Grazie a Buona serata, voi e buona serata. buonasera.